abbiamo iniziato ad avvicinarci al mondo degli edifici in legno e abbiamo partecipato a vari corsi formativi che erano al tempo erano solo in Trentino Alto Adige, dove non c'erano solo le grosse aziende che tutti noi conosciamo, ma c'erano anche piccole aziende molto simili alle nostre imprese edili, quindi la classica famiglia dove c'era il padre e i figli che lavoravano e che invece di utilizzare come materia prima il blocco svizzero, il mattone, utilizzavano il legno, e questo ci ha maggiormente invogliato nell'intraprendere anche questa nuova filiera delle costruzioni in legno. Purtroppo l'approvvigionamento della materia prima arriva principalmente dal mercato austro tedesco. Non perché non ci sia legno in Italia, purtroppo non c'è stata nei decenni, nei secoli precedenti una giusta cura del bosco, e quindi il materiale, il legno che è a disposizione nei boschi italiani non è prettamente adatto per il mercato, diciamo, dell'edilizia. Quindi ci appoggiamo e la fornitura principalmente la facciamo tramite il mercato austriaco, dove avviene la produzione del legno lamellare. Noi quindi acquistiamo queste barre di lunghezza varia intorno ai 18 metri che viene ovviamente accatastata in magazzino e poi viene prelevata, utilizzata, poi viene trasformata in quello che sarà poi l'edificio, la struttura in legno. Quindi la fase di preparazione, progettazione strutturale viene fatta in ufficio e impieghiamo circa una quindicina di giorni. La produzione dei componenti delle pareti, della copertura dei solai viene prodotta in stabilimento e assemblata in stabilimento da noi circa una 15-20 giorni, e poi la parte effettivamente più veloce è quella in cantiere, perché mediamente riusciamo a edificare al grezzo circa un piano e mezzo ogni giorno. Quanta legna serve a una casa per essere costruita? Sembrerebbe tanta, perché per una casa mediamente di circa 150 metri quadri occorrono circa 60 metri cubi di legno, di abete rosso. In realtà quello che pochi sanno è che questo quantitativo viene rigenerato molto velocemente, volendo essere pessimisti circa in mezz'ora attraverso, diciamo, l'accrescimento dei boschi europei.